Piazza Farnese a Borgo Valditaro, telefono 0525-97946. Il supermercato della qualità, del risparmio, della convenienza, con offerte imperdibili. Consegna anche a domicilio. Carrefour, qualità e convenienza vicino casa costruire è importante scegliere il materiale giusto è sempre più importante ecco perché scegliere Centro Edile dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro è il massimo 0525 92 12 18 inoltre troverai cemento, mattoni, pitture palets, legnami e comunque tutto per l'edilizia Centro Edile a Borgo Taro via Pieve 4 bis qui nasce il nome del negozio della nonna a Bedogna. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna, inoltre, è anche pasta fresca con tortellini, anolini, panzotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedogna. Da cent'anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati, Largo Roma, a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e tv delle migliori marche. Un novembre così non l'avete mai visto da Fortunati Bruno. Ma attenzione, Fortunati Bruno ha già pensato ai vostri regali di Natale, ci ha pensato lui. Vi aspetta naturalmente nel suo negozio in Largo Roma, a Borgo Valditero, con più di 150 offerte clamorose. È inutile, Fortunati siete voi. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. La ditta Pioselli, specializzata nella produzione di serramenti in alluminio e carpenteria metallica, nel venticinquesimo anno di attività propone offerte esclusive su vasta gamma di articoli di propria produzione, finestre a taglio termico, persiane e scuri in alluminio, inoltre ringhiere inferriate e cancelli in ferro, anche su richiesta personalizzata. Offre poi un ampio assortimento di finestre in PVC e porti in legno per interni. Tutti i prodotti sono certificati e rispettano i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali vigenti. La filosofia aziendale è offrire seriamente al miglior rapporto qualità-prezzo, rimanendo al tuo fianco per ogni esigenza. Ci trovi dal lunedì al venerdì nel laboratorio a Carniglia al numero 0525 826062, oppure nello showroom di Porta Portello a Borgo Valditaro il lunedì, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 19. Nello showroom ti aspetta personale esperto e cordiale che ti consiglierà i prodotti che fanno per te. Affidati all'esperienza, contattaci subito la ditta Gioselli e non ce n'è per nessuno. Prossimamente alla ditta Pioselli con il nuovo showroom e uffici in via Caduti del Lavoro 1 a Borgo Valditaro vicino a Vivi Domotica. Prossimamente. Altra tappa di protagonisti del mondo con un vero Borgo Terese con Patoneri Paolo, che anche lui è famoso per le sue imprese solitarie in giro per il mondo. Come prima domanda è curiosa: come parte questa passione? E tutto è cominciato mh, casualmente come le cose possono succedere le cose belle possono accadere eh, mi è stata regalata una bicicletta e con questa ho cominciato a giracchiare qua in valle solo che dopo aver esaurito i vari giretti qua, qua intorno ho pensato di fare qualcosa di un po più eh, così estroso e ho pensato ad andare a fare un giro a Roma. E dopo aver fatto questa, questo giro in tre giorni e mezzo ho capito che poteva essere, esserci uno sviluppo più importante tra me e questo mezzo e ho cominciato così a guardarmi un po' in giro e, e ho cominciato a fare un giro in Europa andando a Worms in Germania approfittando di un, di un viaggio con la banda di Bercottero dove io suono e poi da lì è cominciata questa passione per scoprire per mettersi in gioco anche con se stessi per capire i propri limiti no? così a livello sportivo e un'attività che che mi ha dato tanto, mi ha portato a scoprire altri paesi, a, a conoscere altre persone. E penso che dovrebbero, eh, dovrebbero entrare in questo, in questo mondo, tra virgolette, nuovo eh, del ciclo viaggio, eh, anche altre persone, i giovani specialmente. Magari potrebbero imparare una lingua viaggiando in questo modo e altre cose, insomma. Incominciamo dall'Europa, o meglio, prima dall'Italia, hai detto Roma. Sicuramente avrai fatto altri avventurosi viaggi. Ma l'Italia naturalmente è casa tua ed è più facile. In Europa, poi arriveremo nel mondo. Allora, come ho detto, Roma è stato il primo approccio eh, in questa, di questa attività, eh, aggiungendo poi qualche chilometro, sempre partendo da Borgotaro. Sempre partendo da Borgo Taro sono arrivato a San Giovanni Rotondo in Puglia, percorrendo tutta l'Adriatica. Eh, da lì eh, ho pensato di, di andare un po' all'estero, come ho detto sono andato a Vornos in Germania, poi Lisbona seguendo il cammino di Santiago, poi Mediugorje, poi... Eh, ho fatto tutta la Bosnia fino a eh, Montenegro fino ad arrivare eh, a Tirana in Albania e da lì poi ho pensato: beh, adesso con l'Europa a capo nord anche, oh. non, non, non per ultimo, e poi dopo l'Europa bisognava pure andare da, da un'altra parte <ride> di questo mondo e sono andato negli Stati Uniti e ho fatto un cost-to-cost. Dal Pacifico eh, all'Atlantico. Eh, questa è stata la mia ultima avventura, diciamo. Ecco, su questa c'è molto da dire, perché sicuramente non attraversata così. Quanti chilometri sono e quali rischi si incontrano? Perché un po' di rischi, secondo me, ci sono. Dunque, i chilometri in questa esperienza sono stati oltre 5.000, eh, 5.361 per, per esattezza. E eh, rischi hm, diciamo, eh, si posso, che si, si corrono normalmente anche qui in Italia, sulla strada, insomma, ci sono le macchine, quindi devi stare attento a queste cose qua. Sicuramente con gli spazi che ci sono negli Stati Uniti, eh, attraverso i luoghi dove passerà un mezzo ogni, ogni ora cioè in Montana in, in in Nord Dakota, in questi posti qua sei solo per parecchie parecchie ore, ecco diciamo che forse è un rischio che eh, se puoi trovare se magari cadi e così magari prima che, ti, che riescano a trovarti qualcuno passa un po' di tempo questo può essere il rischio, ma se no per quanto riguarda le persone assolutamente sono meritevoli perché ti aiutano se hai bisogno dal momento che chiedi qualche informazione oppure ti accompagnano in un luogo dove puoi passare la notte o addirittura in casa propria dove piazzare la tenda ma questo anche in Europa io non ho mai avuto nessunissimo tipo di problema Ecco, eh, incontri strani con animali ma anche con persone ne hai sicuramente avuti, no? Sì, sì, sì. Eh, più che strani, più che strani, diciamo, eh, mi hanno lasciato dei de buoni ricordi. Eh, per esempio, quando sono andato in Germania, nonostante dicano che, eh, che dove ho attraversato la Svizzera tra l'altro, eh, nonostante dicano che. Insomma, gli svizzeri un po' con gli italiani non ci vedono di buon occhio, no? invece lì ho avuto, avuto l'occasione di, di avere, avere dell'aiuto eh, importante, mi hanno ospitato eh, nelle proprie case, mi hanno, eh, mi hanno portato quando ho avuto un guasto alla bicicletta da, una, da un meccanico per biciclette e si sono assicurati addirittura che, eh, che io avessi avuto la bicicletta in perfetto ordine. Eh, insomma, addirittura una signora, eh, suo marito, a Basilea, ricordo, mi hanno ospitato in casa loro quando mi hanno visto un po' sperso per la città per andare a cercare <ride> da a dormire, si vede che hanno riconosciuto così uno un po' così in difficoltà. Mi hanno ospitato a casa loro, addirittura questa signora suonava il trombone in un'orchestra lì a Basilea e io in banda a Borgo suono il trombone, a casualità abbiamo fatto qualche notte insieme e il marito al pianoforte, è stata una bella esperienza anche questa. Poi se vogliamo parlare di qualcosa di un po' più così avventuroso, non so, negli Stati Uniti... Uh, attraversando il Montana, uh, non passano 5-10 km che non trovi un animale investito uh, da, da automobile o da camion, tipo cervi, insomma, animali di questo tipo. e um, Mi sono chiesto, qua uh, la carne, se uno si, si mette lungo la strada, ha la carne fresca tutti i giorni. Allora un signore mi ha caricato poi su un, un pick up per portarmi in un campeggio lì, lì vicino e io gli ho chiesto: Ma eh, come mai eh, come fate quando investite questi animali? Perché in Italia bisogna chiamare la polizia, poi il veterinario, c'è tutto un iter così da espletare quando, quando si investe un animale lui mi ha detto non no, c'è problema mi ha aperto il... si carica <ride> no, 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 <ride> le... mi ha aperto il, il portoggetti che c'è tra l'autista e il passeggero e c'era una pistola grossa così tipo colta adesso che non me ne intendo e finiscono l'animale in questo modo. Così mi ha spiegato questo... Questo è un aneddoto eh, particolare. Sì, eh. sì, 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 sì. E niente, ma poi tante altre... Tante... Potrei stare qui no, ore... E le altri. Eh, la la eh. mangiano? Poi, no? <ride> la carne, non lo so se, se la mangiano. Di sicuro sulla strada ce n'erano parecchi di questi animali investiti, quindi probabilmente non li caricano, li finiscono, non so. Qua sarebbe diverso anche la situazione. Altre aneddoti? Eh, altri aneddoti? Altri eh, aneddoti, possono essere. Eh, sì, eh, un, per esempio, sempre, sempre negli Stati Uniti, eh, quando una giornata di un vento impressionante, perché ho viaggiato molto a nord degli Stati Uniti, quasi al confine col Canada, un vento impressionante e portavo la bicicletta a mano perché non era possibile pedalare almeno per me per le mie capacità eh, ho chiesto a un signore eh, se poteva darmi un, un passaggio fino a un, a un certo punto dove c'era un incrocio questo signore aveva un pick-up con delle mucche dietro eh, mentre, al Cassone, un 7-8 mucche. Eh, mi ricordo eh, sì, però... sì, era un cassone lungo, un pick up enorme. Questo signore gigantesco, mi ricordo proprio, ha preso su la bicicletta come se niente fosse con tutti i bagagli. Perché quindi c'è un certo peso. Si arrivano intorno ai 30 kg tranquillamente. Ha preso questa bici e l'ha infilata nel cassone senza fare il minimo sforzo. Ecco e ricordo che quando durante questo breve tragitto con questo signore, le solite domande per sapere come mai, cosa fa, queste cose qua eh, erano saltate fuori delle similitudini, io mi chiamo Paolo, lui si chiama Paul, lui ha tre figli, io ho tre figli e altre cose, allora siamo arrivati a un certo punto smonta dalla, dal pick-up, lui tira <ride> proprio questi 30 kg giù, così come se fosse uno cadete, era gigantesco. E allora mi fa: dammi la mano. Io sono rimasto lì un po' così. Ha detto una specie di preghiera, così. Mi ha detto: Io ti auguro di arrivare sano e salvo a New York. Good luck. Ha fatto una Mi ha abbracciato, mi ha avvolto perché era era una roba un gigante e, e niente poi ha preso e se ne andava ha detto prosegui per questa strada vedrai che avrai il vento a favore poi in effetti e, e niente questo è un altro episodio ecco, ma sono successi tanti tantissimi ecco. quando si è soli per tanti chilometri eh, Paolo cosa pensi? Sì. Eh, niente a parte il fatto che ognuno a le, è fatto in un certo modo. Io stare solo non è che ne soffra più di tanto. Eh, sicuramente quando ti trovi in luoghi nuovi sei eh, così eh, ti prende eh, vedere il panorama che è una novità, ecco eh, quindi già lì eh, con la mente ti perdi e, e fantastiche anche nel senso che diceva eh, li ho visti solo in televisione questi posti o solo in fotografie eh, adesso ci sono dentro eh, però eh, senti gli odori senti eh, dei rumori che <coughs> vendendo appunto in televisione le foto non riesci a percepire no e lì è tutto un'altra nel contesto di un'altra cosa poi pensi non so, c'è dei momenti che pensi alla famiglia, pensi. Eh, bisogna che, faccio, che arrivo l'asta entro stasera perché se no si preoccupano allora per trovare non so, un mezzo per comunicare, perché in tanti posti il telefonino non, non prende. Ecco. E quindi, se poi hai una scheda italiana, no? Sì, fai di tutto perché però eh, probabilmente se non è delle, di, quella, di quella nazione lì lavorano diversamente e niente non, non ho mai avuto nessun problema di sentirmi solo anche perché poi viaggio doppio, dopo viaggio acquisti una certa sicurezza acquisti una certa padronanza per il luogo dove sei no? anche la paura così non, non ho mai avuto modo di di, di patirne ecco, della solitudine anche la notte dici sono in tenda no, io sono fatto così, sono fatto così. No, no. <ride> ecco sempre qui dal, dal, dall'hotel, bar, ristorante Roma stiamo incontrando in questa chiacchierata eh, Patroneri eh, Paolo eh, al quale chiediamo altre cose perché l'appetito viene mangiando e eh, cosa ai giovani che si avventurano in questo sport, cosa consigli? Come affrontarlo? Per gradi oppure si può tentare subito la grande avventura? Allora, per quanto riguarda me, è andato tutto per gradi e per, e per casualità che sicuramente io e la bicicletta mm, non ci conoscevamo come, come sport, io ho sempre praticato il calcio, eh, sempre magari dei trekking anche impegnativi, però la bicicletta era un mondo che io non, non, non conoscevo, ecco. sì, ho sempre guardato il ciclismo in un certo modo mi è sempre appassionato, però il cicloviaggio è un'altra cosa. È un mix appunto di sport, di avventura, di eh, conoscenza, curiosità. E questo ho capito che era il mio, il mio ambiente, il mio sport, chiamiamolo. No? E ho preso questa passione. Come hai detto tu, l'appetito viene mangiando, perché eh, se, si, se si comincia... Se si comincia poi non si smette più, si sogna e si pensa sempre all'avventura da, da fare dopo. E un consiglio per i giovani, come dicevi tu, io è un'attività un a cui eh, sping, spingerei per i giovani. Perché, ripeto, è un mix di queste cose, che secondo me potrebbe essere una buona attrattiva. Sport e altre cose. Eh, possono imparare lingue all'estero, interfacciarsi con altre culture quindi capire: insomma, secondo me è una buona attività. Vorrei dire una cosa. Qua eh, nella nostra valle non so in quanti fanno questo, vabbè ci sono io, eh, spero che altri seguano queste, questa traccia, però il mondo è pieno di cicloviaggiatori, ma tantissimi, io ne conosco una valanga, se uno ha voglia di gerovacchiare su internet ne trovano, addirittura certi lo hanno, lo hanno così... Ehm, se lo sono imposti come mestiere, ecco. è un mestiere, certi lo fanno anche come mestiere, certo perché ci sono sponsor, Spagio, sponsor. Certo, ma è un mestiere, sì, sì, sì. sì. La ditta Pioselli, specializzata nella produzione di seramenti in alluminio e carpenteria metallica, nel venticinquesimo anno di attività propone offerte esclusive su vasta gamma di articoli di propria produzione: finestre a taglio termico, persiane e scuri in alluminio, inoltre ringhiere inferriate e cancelli in ferro, anche su richiesta personalizzata. Offre poi un ampio assortimento di finestre in PVC e porte in legno per interni. Tutti i prodotti sono certificati e rispettano i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali vigenti. La filosofia aziendale è offrire seramente al miglior rapporto qualità-prezzo, rimanendo al tuo fianco per ogni esigenza. Ci trovi dal lunedì al venerdì nel laboratorio a Carniglia al numero 0525-826062. Oppure nello showroom di porta-portello a Borgo Valditaro il lunedì, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 19. Nello showroom ti aspetta personale esperto e cordiale che ti consiglierà i prodotti che fanno per te. Affidati all'esperienza, contattaci subito la ditta Gioselli e non ce n'è per nessuno. Prossimamente alla ditta Pioselli con nuovo showroom e uffici in via Caduti del Lavoro 1 a Borgo Valditaro, vicino a Vivido Motica. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Da cent'anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati, in Largo Roma a Borgo Taro, potrete trovare elettrodomestici e tv delle migliori marche. Un novembre così non l'avete mai visto da Fortunati Bruno. Ma attenzione, Fortunati Bruno ha già pensato ai vostri regali di Natale, ci ha pensato lui. Vi aspetta naturalmente nel suo negozio in Largo Roma a Borgo Valditaro con più di 150 offerte clamorose. È inutile, fortunati siete voi. Qui nasce il nome del negozio Della Nonna, a Bedonia. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della Nonna, inoltre, è anche pasta fresca con tortellini, anolini, panzotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedon. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 Bis a Borgo Val di Taro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, palets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 Bis. Supermercato Carrefour, Piazza Farnese a Borgo Valditaro, telefono 0525-97946. Il supermercato della qualità, del risparmio, della convenienza, con offerte imperdibili. Consegna anche a domicilio. Carrefour, qualità e convenienza vicino casa. C'è ecco, anche una classifica in base al rischio, alle, alle attraversate, come è stata questa, oppure ai percorsi, non conoscendo molto ti chiedo. Allora, una classifica non c'è, io credo che sì, se si vanno in luoghi dove diciamo ci sono guerre come è successo a, a miei amici attraversare posti come il sud america dove certi ci sono degli stati un po' dove c'è un po' di tensione eh, può esserci sicuramente qualche episodio così eh, un po' strano eh, oppure come è successo a quei due ragazzi eh, americani credo, non so se in Georgia o in Turkmenistan, adesso non, non ricordo bene, sono stati <coughs> uccisi da, eh, eh, da, da un simpatizzante diciamo es, di estremismo islamico o così. Però sono casi che possono essere. Sicuramente eh, non è così il mondo non è così cattivo. No? Eh, ci si può così informare prima e cercare anche posti un po' più tranquilli, come ho fatto io per esempio. Io non, non mi sono mai per il momento avventurato in queste zone, eh, ci sto pensando, <ride> ci sto pensando, però eh, insomma il rischio è, è tanto in Italia come, come da altre parti. Io non ho mai però percepito nessun fattore di, eh, di pericolo mai non ho mai avuto un problema di questo tipo eppure di chilometri ne ho fatti tanti in giro ecco, quanti, sommando, sommando tutte le tue gare che contro con te stesso praticamente eh, perlomeno quelle più importanti quanti chilometri pensi di aver percorso approssimativamente approssimativamente non so mh... Adesso qui a fare i calcoli non mi viene Solo in mente. 5.000 quella immagino. Ma non so, forse un, un 30.000, non lo so, più o meno, insomma, adesso di viaggi importanti, ne ho fatti circa una decina. Eh, quindi penso che ci arriviamo, dai 1500, ai 2.000, ai, ai 3.000, 4.000, mm, ne ho fatti parecchi, insomma, adesso. Non, non, non mi sono mai messo. Mai messo eh. a no. ecco, eh, curiosità, Tira curiosità ti chiedo ehm, tu quando vai a fare per il costo cost avrai lasciato il tuo numero a qualcuno di importante perché eh, naturalmente dovrà saperne di più anche per il rischio che si compie con queste attraversate no? Allora sicuramente quando sono stato negli Stati Uniti eh, erano al corrente del mio viaggio eh, personaggi eh, di Borgotaro che, che abitano eh, a New York. Quindi, cioè, mh, già in, negli Stati Uniti c'era qualcuno. Su cui fare affidamento, però ripeto: eh, New York è lì, eh, la costa de de dell'Oceano Pacifico è a 5.000 chilometri eh, dall'altra parte, quindi non so quanto potesse, potessero servire, eh, certo. Quando arrivi a New York mi sono, mi sono serviti perché, voglio dire, eh, in una megalopoli come quella è sempre bene avere qualcuno che ti dia una mano, no? Eh, però adesso mi hai fatto venire in mente una cosa un aneddoto ero lungo il mississippi eh, che pensavo fosse piano invece no le coste del, del mississippi erano tutto un su e giù c'è una giornata caldissima eh, probabilmente, non so, io non me ne sono reso conto una salita bestiale andavo forse a zig zag in questa strada che era abbastanza trafficata si ferma sempre un pick up perché là il pick up, pick up, tutto il pick up è una cosa e c'era un signore una signora mi ha detto ha bisogno di qualcosa ho detto guardi <ride> ho finito l'acqua mi fa guardi qua vicino c'è una gas station qua vicino e anche questo mh, ha caricato la abbiamo caricato la, la bicicletta, era di questo signore di dimensioni un po' più contenute, e mi hanno portato da questa gas station, poi si parla di più del meno, da dove vieni, cosa fai, delle cose. Loro invece hanno saltato fuori che questo era un, un industriale eh, di tubi in PVC. E allora mi ha dato il suo, il suo biglietto d'avviso. E lui mi ha detto: guarda, eh, in qualsiasi posto tu ti trovi negli Stati Uniti in qualsiasi situazione tu ti trovi tu chiama questo numero che non ti preoccupare che eh, o io o altre persone verranno a, così, a, a darti una mano ecco, questo è un aneddoto e io conservo gelosamente questo questo biglietto da visita, poi logico quando sono arrivato a New York ho mandato la fotografia che sono arrivato, sono stati dei contatti. Ecco, eh, e di amicizie tante, no? Sì, 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 amicizie tante, tantissime. Eh, non pensavo che in questo tipo di attività eh, così eh, si potessero conoscere persone e tante persone e mantenere questi rapporti, eh, io ho degli amici che sono venuti anche a Borgotaro, qua a casa mia, eh, sempre nell'ambito dei cicloviaggi, ma anche di eh, avventure in genere, perché io non ho mai abbandonato per esempio le escursioni in montagna, trekking di un certo tipo, di più giorni. Ecco. E, per esempio, due anni fa sono capitati a casa mia due ragazzi siciliani che ho conosciuto al camion di Santiago e erano partiti poi dalla Spagna per andare a Istanbul in bicicletta e forse tanti non lo sanno, ma Borgottaro è un passaggio, facendo il passo del bocco, poi dirigendosi verso poi la Slovenia, risalendo l'Italia, è un passaggio dove spagnoli e francesi... Fanno sovente per andare appunto a Istanbul. Adesso non ricordo come si chiami, ma Eurovelo, non, si chiamano Eurovelo con una numerazione. Io non lo ricordo. però di qua passano parecchie. Qualcuno, forse nella fondovalle, quando eh, passano in macchina, avranno visto qualche cicloviaggiatore con le borse. Ecco, sì, sì. sì. Allora Stefano mi chiede e ti chiede i particolari del trasporto della bicicletta e che bicicletta ti serve? Allora, ehm, non esiste una bicicletta eh, vera e propria per affrontare un cicloviaggio, secondo il mio, la mia esperienza e il mio punto di vista. Perché sì, tu puoi comprare una bicicletta, una mountain bike, che potrebbe andare benissimo, eh, una, anche una city bike. Che abbia certe caratteristiche, magari mh, eh, con un telaio abbastanza forte, ecco. e qualsiasi bicicletta viene, poi ognuno, in base alla propria esperienza, eh, piano piano, se la modifica, se la lavora un po', se la se adatta un po'. Eh, eh, adatta un po'. E poi, logicamente ci sono i le vari borsoni da metterci, da metterci su per portarti dentro tutta Tutta la tua roba, c'è chi usa magari anche il carrettino dietro. Io non lo uso perché non lo trovo pratico, per esempio. Vedi la differenza? E, per quanto riguarda il trasporto aereo, perché io sono sempre partito da Borgotaro, ma una volta raggiunto il mio obiettivo, sono sempre tornato in aereo. Per questione dei tempi, non ho eh, diciamo tantissimo tempo da poter. Eh, tornare a casa dopo un giro di un certo tipo e niente tu smonti la bicicletta e segui i parametri delle varie compagnie aeree che ti danno eh, non devi superare il tot peso però insomma e basta un cartone di un, di un di un venditore di biciclette e ci infili dentro tutto e basta tutto lì poi ti capitano esperienze negative eh, come è capitato magari all'aeroporto di Amsterdam ti porti dietro in spalla il, questo cartone eh, appunto che con il materiale raggiungi 30 kg e te lo scorazzi per tutto l'aeroporto di Amsterdam tanto per dire no però sei contento perché hai fatto qualcosa e, e alla fine quel peso lì è minimo ecco. porti tanti ricordi, tante esperienze che, che io eh, giornalmente non faccio altro che, che pensare a tante cose tipo episodi che abbiamo raccontato certo. prima sono cose che ti, ti lasciano il segno e poi come in questa occasione o fra amici racconti e fai il filosofo no? famoso il famoso filosofo Ecco, eh, arrivi a New York cosa ti concedi per prima cosa? Allora, a New York avevo, ho dei contatti di parenti di mia moglie, della Pina Luigi, si chiama, e, e lo stesso Capitelli, presidente della Foundation, e insomma sono stato accolto una cosa che io non mi aspettavo, mi hanno fatto un festone lì nella sede appunto della Teresa Foundation, ma appena sono arrivato che ho incontrato appunto Luigi, eh, mi ha ospitato a casa sua, nei giorni che dovevo aspettare il volo per il ritorno, e la prima cosa che io ho chiesto è stato il minestrone. <ride> E sua moglie Lanna mi ha fatto questo minestrone che era, era di una bontà incredibile. Dopo tanti panini, dopo tanta carne. Eh, insomma, negli Stati Uniti mangiano un po' diversamente da noi, no? E, e lì veramente mi sono rifatto del caro buon vecchio minestrone. Sì. Allora, cosa prometti ai tuoi fans, ai tuoi supporti, Valtaresi, non solo eh, per le prossime occasioni. Quali sono i tuoi impegni presi con te stesso? Allora, non si smette mai di sognare. I progetti si fanno tutti i giorni. Io sono sempre dietro a pensare a qualcosa di questo tipo. Eh, ho anche buttato giù delle cose delle nuove avventure da poter fare, studiato un po' percorsi e non smetto mai, insomma, appena c'è l'occasione sicuramente eh, partirò per fare qualcosa, insomma, eh, di, o mondo. Mh, diciamo che eh, sono sempre stato attirato dalla Siberia, ecco, di più in là non vado. Catura, eh, Va bene, vedremo. <ride> Ci vedremo qua in un'altra occasione per allora, raccontare. sempre a raccontare la Siberia. Certo, volentieri. E, e se non è la Siberia? Se non, se non è la Siberia, cosa potrebbe essere? Eh, diciamo che c'è un progetto che non è eh, mio, eh, io faccio parte di un'associazione che si chiama ODV Ancora in viaggio e praticamente è un'associazione per ricordare Mauro Talini che è, un, è stato un cicloviaggiatore diabetico. e Purtroppo eh, è uno di quei rari casi dove un cicloviaggiatore eh, non torna più a casa. In Messico è stato investito da un TIR e dal, da quel momento è nata questa associazione. Lui ha sempre portato in giro eh, il, eh, il discorso di far conoscere il diabete. Anche eh, le persone diabetiche possono svolgere un'attività sportiva. Lui era, lui era un diabetico di quelli diciamo di prima fascia, eh, tre sure al giorno, cioè una cosa di quel di quelle, però ha dimostrato, ha dimostrato che si fa di tutto. Che si fa di tutto. E, e c'è appunto questa, adesso, questo progetto da parte di questa associazione che mi hanno chiesto se volevo parteciparci. Vedremo quando sarà. Eh, vorrebbero eh, percorrere dal momento che lui è deceduto nel punto in Messico che è deceduto, fino ad arrivare a Prode Bay in Alaska, dove finiva il, il suo viaggio. Eh, adesso io non so dare altri dettagli, però questo è un progetto, quindi c'è in mezzo anche l'Alaska. Diciamo. Vedremo, vedremo come questi progetti. Ecco, a personaggi siamo ormai verso la fine della chiacchierata, ti chiedo a personaggi come te, come naturalmente come eh, l'amico che abbiamo incontrato, eh, Corrado, eh, Didier e eh, l'ultimo che è stato in Chilosi. Ecco, Chilosi mi ha detto, ma io vorrei tentare un'avventura insieme a te. Eh, si potrebbe fare, io faccio da tramite, poi vi sentite voi, fate quello che ne avete voglia, no? Ma Chirosi, sai che lui anche ultimamente ha fatto parlare Borgotaro e, e tutto per aver percorso il taro in, in bufera vera e propria? Sicuramente se ne può, se ne può parlare. Chirosi è un soggetto che mi ha, sempre, mi ha sempre attirato proprio per le sue performance sportive. È un grande canoista eh, e magari potrebbe anche insegnarmi a andare in canoa, eh, perché no? Eh, lui va in bicicletta. Sì, lui va in bicicletta, lui so che fa anche lui dei trekking eh, molto, molto, molto lunghi e, e belli, lui ha girato praticamente tutto il mondo. Sud America, eh, anche eh, mi sembra verso l'Himalaya, quei posti lì, quindi è un personaggio a 360 gradi nel mondo dello sport e ben venga questa, questa cosa io, io metto a disposizione di vederci e di, di fare un progetto insieme, ecco. Per chiudere il patoneri pensiero qual è? E con questo ci salutiamo. Allora, il pensiero eh, potrebbe, si potrebbe dire mh, per i giovani e basta, no, io direi che eh, prendetevi una bicicletta e cominciate a pedalare anche in posti che non siete mai stati, magari un giorno ne farete 10 km, la volta dopo 20, è tutto un mondo da scoprire, quindi sognate e cercate di realizzare questi, questi sogni. Però per cui mi è venuta in mente una cosa, tu ami la musica come la amo io, quando si va a fare queste gare con te stesso, ecco la musica ha una sua importanza? Allora, io quando mi trovo eh, in posti eh, sperduti e da solo, io canto. Oppure fischietto le musiche che suoniamo con la banda e mi faccio compagnia da solo. Ecco. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.